bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme un dolce tipico di carnevale. In questi giorni ho pubblicato sul mio blog la ricetta delle chiacchiere di carnevale del famoso maestro Eugenio Massari. E mi avete chiesto in tanti come mi sono trovata. Io mi sono trovata benissimo e appunto volevo preparare insieme a voi questa ricetta perché molti mi avete chiesto come si svolgesse il tutto, come avevo fatto. Allora io ho ricercato online tantissime ricette, ma ho voluto provare questa perché mi sono sentita di provarla dal momento in cui c'erano delle determinate istruzioni per quanto riguarda la frittura, che secondo me è la parte fondamentale della ricetta. Quello che mi raccomando voi facciate è quello di procurarvi un termometro per misurare la temperatura dell'olio, perché il fritto è davvero importante averlo ben asciutto e grazie alla temperatura di 175 gradi potrete avere delle chiacchiere veramente meravigliose. Per quanto riguarda l'utilizzo della farina, nella ricetta originale la farina è 500 g di farina Manitoba, una farina forte. Quindi io volevo dire alle persone che mi hanno scritto sulla pagina Facebook, sul blog, che io la prima volta non avevo tutta la farina Manitoba, non avevo le quantità necessarie per preparare la ricetta, quindi ho semplicemente utilizzato 250 g di farina Manitoba e 250 g di farina forte 320 W. Questa volta io utilizzerò 500 g di farina Manitoba, quindi seguirò alla lettera, diciamo, la ricetta del maestro. Innanzitutto dovete procurarvi una ciotola e mettere più o meno 3 uova all'interno, perché il peso delle uova sarà di 175 g. Se le vostre uova non dovessero arrivare a 175, quindi come me, perché ho preso delle uova molto grandi, e dovete semplicemente, quando si trova la ciotola sulla bilancia, toglierne un po', magari togliere un po' di bianco con un cucchiaio. Se vi viene più comodo potete anche leggermente sbatterle in modo che l'estrazione del liquido verrà ancora più facile. Utilizzate un agrume a vostra scelta per grattugiarne la buccia. Io ho scelto un'arancia di Sicilia. E per quanto riguarda la bacca di vaniglia, che io non avevo perché non ne ho in questo momento in casa, ho ovviato con una busta di vanillina. So che non è la stessa cosa, lo so perfettamente perché utilizzo sempre le bacche di vaniglia per la preparazione dei miei dolci, però oggi è andata così, fuori c'è anche brutto tempo, quindi andare a reperirla in questo momento per me è davvero difficile. Un'altra cosa, se eventualmente non dovesse trovarvi in casa il marsala, come è scritto nella ricetta, potete utilizzare tranquillamente della grappa. Quindi andiamo a preparare la ricetta, tempo di riposo, cottura, spero di fare tutto e di arrivare a fare tutto e montare il video per stasera. Andiamo a preparare! Andiamo a mettere gli ingredienti all'interno della planetaria e eventualmente, se voi non avete l'impastatrice, utilizzate il classico metodo a fontana, quindi prima la farina, fate al centro un piccolo cerchio con le mani creando una piccola conca e inserite i liquidi all'interno e cominciate ad impastare. Allora, noi utilizzeremo 175 g di uova che inseriamo all'interno dell'impastatrice insieme a 60 g di zucchero. Lasciamo andare. Allora, aggiungiamo 60 g di burro morbido, cinquanta g di marsala, e inseriamo le farine. Io le inserisco in due volte, una prima metà,
do un giro di impastatrice e poi ricomincio. Grattugiamo la scorza d'arancia o di limone. Aggiungiamo infine il sale. Dopo aver ottenuto quindi questo panetto, lo avvolgiamo nella pellicola trasparente. E lo facciamo riposare per un'ora a temperatura ambiente. Bene, passata un'ora di riposo, ho preso la pasta, ne tiro io un pezzo per copro l'altra. E cominciamo a stirare. Mi raccomando, tirate la pasta ben sottile, chi ha la nonna papera la utilizzi, io non ce l'ho e quindi olio di gomito. Essere tuffate nell'olio caldo, mi raccomando, utilizzate il termometro 175 gradi e adesso vi faccio l'inquadratura direttamente dalla padella, così vi rendete conto bene o male come fare. Ecco il termometro, lo immergiamo nell'olio per vedere la temperatura. Ok, ci siamo quasi, 172,5. 175, bene. Prendiamo le nostre chiacchiere, io le stiro ulteriormente così e le immergo nell'olio caldo. Ricontrollate sempre che la temperatura sia 175 gradi e non superi 190, quindi eventualmente abbassate leggermente la fiamma e continuate a friggere fino a esaurimento dell'impasto. Dimenticavo una cosa importante, fettina di mela per evitare l'odore di fritto a casa, visto che io oggi devo friggere per almeno altre 2 ore perché ho preparato doppio impasto, e immergetela nell'olio e gli odori di casa saranno più piacevoli del classico odore di frittura. Ovviamente la mela non pregiudica il sapore delle chiacchiere. Eccole qua, bollosissime, guardate qui che bolle. L'impasto è croccante. Andiamo a mettere un po' di zucchero a velo. Andiamo ad assaggiare. Buonissime, asciutte, croccanti, buone, buone davvero. Spero la mia malizia vi sia piaciuta, vi aspetto alla prossima,
Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, mettete mi piace alla pagina, iscrivetevi al canale e vi aspetto alla prossima. Ciao!